Il 10 gennaio presidenti delle province piemontesi a colloquio con la regione per la strutturazione del bilancio di previsione 2019-2021, in quella sede il VCO avvallerà la nuova proposta di legge sulla specificità montana votata nel corso del Consiglio provinciale odierno all'unanimità. Che cosa chiederete con tale progetto? Allora, finita la stagione referendaria in cui sono state fatte un sacco di promesse a questo territorio, oggi ci troviamo di fatto con un pugno di mosche in mano e con un ente che rischia il dissesto finanziario. Quindi prevedere una proposta di legge che vada a riconoscere concretamente la specificità montana del nostro territorio, non solo sulla carta ma anche nella realtà delle funzioni adesso conferite, è il primo passo che noi con questa legge intendiamo fare. E quindi prima di tutto il territorio che ritorni a governare se stesso, quindi ad esempio materie come funzioni come l'assetto idrogeologico, la carta, la pesca, l'agricoltura, l'ambiente, la formazione ritornino in capo al territorio, però con risorse e quindi con l'integrale riconoscimento dei 18 milioni dei canoni idrici che, se integralmente riconosciuti nel corso di 2 annualità, consentirebbero alla provincia di risolvere completamente i suoi problemi di bilancio, perché ad oggi il disavanzo accertato è di circa 32 milioni di euro. Ma non solo è un discorso di funzione, un discorso economico, importante è anche la rappresentatività del nostro ente, quindi una modifica alla legge elettorale regionale che consenta al territorio di avere comunque sempre un consigliere eletto, garantito, e non solo un consigliere eventualmente nominato in sede di listino. Oggi ciò è possibile solo nel momento in cui una coalizione o un partito politico raggiunga una grossa percentuale di voti, altrimenti non è detto che il consigliere pur assegnato venga poi attribuito. E buon ultimo anche un comitato paritetico che consenta che tutte le proposte di legge o gli atti comunque che passino attraverso il Consiglio vengano prima valutati da un Consiglio regionale, intendo, vengano prima valutati da una commissione paritetica come avviene nella provincia di Sondrio, composta da 3 membri nominati dalla provincia di Urbano-Cusio-Ossola e 3 membri nominati dalla Regione Piemonte. E infine la garanzia che il Presidente, così come avviene nella vicina Lombardia, il Presidente della provincia di Urbano-Cusio-Ossola, provincia specificità montana, possa partecipare a tutte le riunioni di giunta che riguardano decisioni del territorio della provincia.